Allora, la settimana ovviamente, diciamo, la settimana corta che ci ha portato a preparare la partita con Rieti, ovviamente ci ha visti concentrati molto su noi stessi per provare a introdurre al meglio i nuovi due giocatori che di sicuro avranno un ruolo importante all'interno della squadra per quanto riguarda responsabilità e minutaggi. Sono due giocatori, sia Pieric che Cesana, che ci danno l'opportunità di avere una versatilità diversa, la capacità di usare quintetti differenti. Quintetti lunghi usando David e Sims assieme o quintetti un po' più piccoli con Pierice e Bonesio che si alternano nel 4, tre esterni con più qualità di tiro e di palleggio o un esterno come Bonny da 3 che ci può dare una solidità e un contributo diverso. Quindi cercare di capire il prima possibile come poter giostrare al meglio le rotazioni, come poter bilanciare i quintetti e mettere nelle condizioni ideali, ovviamente compatibilmente con i limiti di tempo, i due nuovi arrivati, di essere già, diciamo così, pronti per affrontare la sfida di Rieti che per noi è fondamentale. Allora, di sicuro Rieti è una squadra in estrema fiducia perché viene da 3 vittorie, anche ha vinto molto bene con Cagliari in casa. È andata a vincere a Napoli, è andata a vincere a Siena, quindi insomma una squadra che viene da 3 vittorie consecutive, una squadra molto atipica, nel senso con un quintetto molto fisico, con due americani con un'energia incredibile. Olajuwon è un giocatore molto difficile da marcare perché non ti dà punti di riferimento, può giocare a spallacanestro, può attaccarti uno contro uno, insomma, quindi fanno tante cose diverse ed è una squadra dove l'impatto a livello di energia che avremo sarà decisivo al di là di quelle che possono essere le scelte tattiche con cui decideremo di portare avanti la partita. E lo sarà a maggior ragione perché avendo due giocatori nuovi, ovviamente, diciamo, i nostri meccanismi da questo punto di vista potrebbero così incappare in una mancanza di conoscenza reciproca.